siamo come sempre quando il Parma scende in campo, è il giorno del derby dell'Emilia. Abbiamo già vissuto un mese e mezzo fa un altro derby a Reggio Emilia contro il Sassuolo, andò benissimo, vincemmo 1-0. Oggi si cerca di replicare in casa del Bologna, mancano 6 gare al termine del campionato, il Parma va alla caccia del sogno chiamato Europa League, in una gara comunque molto difficile perché il Bologna ha un altro sogno chiamato salvezza da provare a conquistare in questo rush finale del campionato. A battere il corner è proprio lui, Frana a terra in area di rigore, paletta, tutto regolare, a quadra, 30 metri, sassata di Afri, fuori, non di molto, alla destra di Curci, ci ha provato, Afri è qua. La recupera Conè, attenzione al contropiede, Conè a contro due, Conè si accentra col sinistro, schiacciato, palla fuori. Però è un Bologna che quando attacca, è andato Molinaro, Marchioni aspetta a servirlo e va da Gargano. Gargano, gran palla dentro, Schelotto, regolare, Schelotto, anticipato da Cherubin che rifila poi un'occhiataccia all'assistente di Doveri. In fondo c'è il taglio di Biemini, c'è il taglio di Biemini che ci arriva, stoppa bene questo pallone. La palla resta giocabile per Paladino, Afri qua col piattone, male. Respinge la difesa del Bologna, qui poteva fare meglio qua perché Curci non è male, arriviamo in due a centro area ma non la devia Paletta che stava arrivando, l'avevo chiamato anche questa. Cassani ancora dentro, colpo di testa alto, ancora di Paletta, può essere la giornata buona per il gol di Gabriel. Seggio, la palla resta lì, a qua, Palladino, limite, prova a metterla giù, Biebeni, tutto regolare, spalla alla porta, Molinaro, alta! Molinaro, oh, ragazzi, ha un sinistro Molinaro. Dudopoulos, tesa, aia, e c'è il gol. Cherubin ha stoppato palla solo, si è coordinato col Mancini e l'ha messa alle spalle di Mirante. 1-0 Bologna, gol di Cherubin. Ci siamo fatti trovare sguarniti dietro su una punizione anche di facile lettura. Sta per Cristaldo, pressato da Molinaro, Cristaldo ancora dietro poi per il cross di Garix, secondo palo Schelotto anticipato da Morleo, Mirante ci arriva dentro in the box, traversone, arriva Lucarelli di testa fuori, era sbucato il capitano, aveva trovato anche il tempo giusto. Attenzione Cristodoulopoulos, Friberg dentro ancora, Cristaldo, salvataggio sulla linea incredibile di Cassani, vale un gol, Cassani con il tacco sulla linea, salvo un gol fatto, magia di Cassani, zero. Copre Biebeni, abbiamo capito che Biebeni in forma, Biebeni può puntare Morleo, Biebeni fuori, Gargano alta, la conclusione col destro di Gargano dal limite non era affatto male, quasi calciare, Palladino in bucata centrale, Biebeni di testa, Curci deve distendersi alla sua sinistra per... si rifugia invece ancora in un traversone, secondo pallo, non è male, Palladino, gol! Palladino gol! A 11 dalla fine, quando meno te l'aspetti, la zampata di Raffaele Palladino, che rispalla la porta, vuole dialogare con Palladino, Mauri limite, alta! Occasione per Amauri dal limite, la meglio su Lucarelli che anche ha ammonito con e dentro, acqua fresca, uno contro uno, Mirante, Mirante, grande volo di Mirante alla sua sinistra, non mi dispiace, è finita ed è un punto pesante, prezioso del Parma che non giocando la miglior partita di questo campionato e uso un eufemismo, riesce comunque a portare via un punto dall'ara.